Che cos'è l'auricologia? Come nasce l'auricologia? L'auricologia è una metodica, una tecnica antica e nello stesso tempo moderna. Si sono trovati molti riferimenti della stimolazione auricolare nei tempi antichi, ma la riscoperta, perché si tratta proprio di una vera e propria riscoperta di questa tecnica, nei tempi moderni, negli anni 50 del Novecento, la si deve a un medico francese, un medico di Lione, Paul Nogent, medico di base, il quale, come medico di base, tra le problematiche che gli si presentavano molto spesso venivano persone, pazienti, che avevano problemi di dolori, dolori vari, in particolare molto spesso di dolori di lombosciatalgia, dolori della parte bassa della schiena, e non trovava niente di meglio che prescrivere degli antidolorifici, perché non c'erano allora né tecniche chirurgiche né modalità per alleviare questo dolore. Tra i suoi pazienti c'erano anche famiglie, intere famiglie che venivano dalla Corsica, venivano trasferiti a lavorare, eccetera, eccetera. E queste famiglie molto spesso sparivano, non si facevano, non si presentavano più per questi problemi, per questo problema del dolore alla schiena, e dopo molto tempo si ripresentavano per altri problemi, senza fare nessun tipo di riferimento al problema del dolore alla schiena. A che Nogent, incuriosito da questo fatto, gli interrogava chiedendo come mai, come andava, perché come ogni buon medico ha varie schede, dice: ma allora quel dolore alla schiena come va? Ah sì, no, il dolore alla schiena, sì, sono andato a trovare i miei parenti in Corsica, sono andato dalla santona Madame Barrain, la quale mi ha bruciacchiato l'orecchio e da allora non ho più avuto problemi. Nogent, spinto da un vero spirito di ricerca, per nulla scettico, ma indagatore, dice: ma come? Una cosa, l'orecchio? E notò che tutte queste persone che in passato erano venute da lui con un problema di lombosciatalgia presentavano questa bruciatura in una zona particolare dell'orecchio. E cominciò anche lui ad riproporre, usare la stessa metodica sulle persone che avevano lo stesso problema. E spinto sempre da spirito di ricerca e avendo uno spirito anche molto razionale, cominciò a ipotizzare che l'orecchio non fosse altro che la rappresentazione a livello del padiglione auricolare di un feto rovesciato, per cui la parte del lobo, la parte bassa dove normalmente si inseriscono degli orecchini, rappresentasse la zona della testa e così tutto il resto del corpo, e cominciò a stimolare le varie parti del corpo e vedendo che cosa succede sull'orecchio, e cominciò appunto a sistematizzare una mappa, che la mappa che poi utilizzò per agire su varie problematiche. Il lavoro di Nogent raggiunse il mondo orientale, e il mondo orientale cominciò anch'esso ad fare delle proprie ricerche, delle proprie metodiche, ricerche, a sistematizzare una propria mappa e anche a riscoprire lui stesso gli antichi testi della medicina tradizionale, medicina cinese,
che facevano riferimento appunto all'utilizzo di una stimolazione auricolare. Questo poi si sviluppò nel tempo e si svilupparono varie tecniche, varie metodiche, vari approcci anche alla stimolazione auricolare. Approccio francese, che lavora appunto più sull'acuto, l'approccio cinese orientale, che lavora più sul cronico, e anche altre modalità che, a seconda dei concetti, dei principi e delle varie metodologie che sparse nel mondo, facevano in modo da utilizzare questa tecnica secondo le loro metodiche, ecco. Questa è l'auricologia e come nasce.